A tutti il più cordiale saluto, benvenuti in diretta. Siamo nell'area espositiva della Fiera di Parma, dove si sta svolgendo la 38esima edizione dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Vi stiamo dando informazioni quotidianamente con collegamenti in diretta nel nostro telegiornale, nei nostri telegiornali, ma anche attraverso i social. Abbiamo deciso di approfondire i temi che si stanno dibattendo durante questi tre giorni con i rappresentanti istituzionali del territorio, della nostra regione, della Puglia. Allora si alterneranno in questo spaccato, in questo speciale pomeridiano in diretta, vari sindaci dei comuni pugliesi. Io saluto e ringrazio Domenico Vitto, che è il sindaco di Polignano, che tra l'altro è rappresentante presidente dell'ANCI in Puglia. Grazie sindaco. Grazie a voi. Quindi buonasera a tutti. Abbiamo anche il sindaco di Orea, dottoressa Maria Carone, grazie per la sua presenza. E poi, tornando nel barese, il sindaco di Corato, Corrado De Benedictis, Corrado Nicola De Benedictis, grazie, sindaco. Grazie a voi, ben trovati. Entriamo subito nel vivo della trasmissione, perché io vorrei che il vostro parere su quelli che sono stati i temi portanti di questa settimana, di questa assemblea dedicata ai comuni italiani, e cioè le responsabilità giuridiche, la necessità di semplificare e di aumentare il personale delle amministrazioni pubbliche. Ma innanzitutto un grazie al Presidente della Repubblica e al Presidente Nazionale ANCI, che hanno portato su quel palco quelle che sono le criticità e i temi che noi tutti volevamo portare su quel palco, quindi un grazie. Poi il vero problema di questo momento è proprio tutti questi finanziamenti del PNR, che noi non sappiamo come affrontarlo, perché rischiamo che ci arrivano tantissimi soldi ma poi non sappiamo come creare i progetti, come avere dipendenti a disposizione dei comuni per poter affrontare tutto questo. Bene ha fatto il Presidente Antonio De Caro a chiedere questo aiuto, e bene ha fatto anche il Presidente della Repubblica insieme ad Antonio sulla questione giuridica, perché i sindaci ormai vengono aggrediti su tutto ed è giusto che ci sia una forma di rispetto maggiore nei confronti dei sindaci. Questi sono i temi che abbiamo affrontato in questi giorni. L'ANCI ci mancava, l'anno scorso non c'è stata l'assemblea, ci mancava questo ritorno a una normalità come quella di quest'anno. Siamo contenti di essere tornati in assemblea, ora speriamo anche di risolvere tutti questi temi che ha posto sia il Presidente che anche tutti i sindaci, che è quello del PNR, perché se non ci aiutano noi rischiamo di avere somme a disposizione che non potremo utilizzare. Quella di oggi è stata una giornata speciale per la Puglia, con tutti i prodotti tipici locali che sono stati messi in bella mostra, con una degustazione nello stand della Regione Puglia. Beh, la Puglia già da qualche anno, oltre a creare uno stand dell'ANCI regionale, crea anche questo momento particolare di degustazione dei prodotti pugliesi. Noi lo abbiamo fatto anche quest'anno con il pane di Altamura, i pasticciotti di Lecce, le burrate di Andria, c'era anche l'alberghiero di Polignano a Mare, quindi un momento importante per far degustare tutti questi prodotti tipici che, legati al nostro turismo, fanno grande la Puglia. Quindi questo è il nostro compito, di promuovere la nostra regione, lo facciamo e ritengo che lo facciamo anche molto bene. Grazie, noi ringraziamo il sindaco Vitto, presidente dell'ANCI Puglia. Sappiamo che deve scappare perché ha un impegno istituzionale qui sempre presso la Fiera di Parma. Lo ringraziamo per questo contributo preziosissimo ad Antenna Sud. Grazie al sindaco Domenico Vitto, sindaco di Polignano. Passiamo alla signora Carone, sindaco di Oria. Abbiamo sentito il ministro Lamorgese stamattina che diceva che è necessario dare la riforma, effettuare una riforma al TUEL, al testo unico dell'ente locale, degli enti locali. Intanto buonasera a tutti, grazie anche per questo invito e questo poter dare anche il nostro apporto a chi ci ascolta e soprattutto ai nostri amici del territorio, insomma tutti i nostri cittadini. Un secondo. Devo dire che l'incontro con la ministra Lamorgese è stato davvero interessante, perché innanzi a tutti ha assunto un impegno molto forte, impegno appunto di rivedere anche il testo unico, che non è da poco, insomma, oltre ad aver assunto l'impegno per tutti quegli argomenti dei quali parlava prima il Presidente Vitto, cioè quelli relativi appunto al discorso giuridico dei sindaci, eccetera. Il testo unico
deve essere rivisto proprio per meglio individuare la posizione dei sindaci e quindi come istituzioni e anche a tutela, perché in effetti c'è uno scoraggiamento totale e le candidature a sindaco diventano davvero poco numerose. Ieri ci parlava il presidente De Caro del fatto che 18 comuni che sono andati, che dovevano diciamo rinnovare la carica di sindaco, sono rimasti senza candidature, quindi senza sindaco, e ne risente anche la sua età. Il testo unico indubbiamente non andrà rivisto in tutti i suoi aspetti, ma in quelli che in questo momento definiscono appunto in particolare la figura del sindaco dal punto di vista giuridico, degli amministratori non solo, ma anche di quelli provinciali e regionali, quindi diciamo un'operazione davvero delicata e molto importante, ma la cosa che più ci interessa è che lo farà di concerto con dei sindaci in rappresentanza, quindi delle figure istituzionali del sindaco. Io ringrazio molto la ministra Lamorgese perché in effetti ha parlato col cuore questa mattina, ha parlato col cuore, a braccio, ma ha trasmesso i suoi sentimenti, i suoi principi, e la sentiamo molto vicina, data anche la sua esperienza di prefetto, la sentiamo vicina come sindaco. Anch'io sono stata nella pubblica amministrazione e ci portiamo dentro quel modo di lavorare forse un po' diverso, ma quella partecipazione costante e con quella presenza che riteniamo necessaria, e questo ci garantisce molto sull'impegno del ministro, che sicuramente è un impegno molto positivo e sarà proficuo sicuramente. La ringrazio a nome di tutti i sindaci per aver detto. Grazie. Sindaco De Benedictis, come diceva il presidente De Caro, in questi tre giorni si è avuta la contezza di come si può accorciare le distanze tra il governo e le amministrazioni locali, perché la presenza di tanti rappresentanti istituzionali del governo, 11 ministri, Presidente della Repubblica, domani ci sarà Draghi, quindi questo significa che c'è attenzione nei confronti delle amministrazioni locali, dei sindaci in particolare, e l'Assemblea del Lanci testimonia questo. Sì, buonasera, sicuramente sì, i sindaci e la dimostrazione di come i sindaci svolgano ormai nel Paese un ruolo e una funzione politica, oltre che amministrativa, o meglio, nella figura dei sindaci, dei loro operati, delle pubbliche amministrazioni si riconnettono dimensione politica, gestione del territorio e rapporto con i cittadini, questo è fondamentale. Ed è importante però nello stesso tempo, come appunto si sta dicendo da ieri e poi via via nei vari incontri, attrezzare i sindaci, attrezzare gli enti locali, di che cosa? Di quegli strumenti sia normativi che operativi per poter gestire il presente e intercettare le opportunità che il PNRR può rappresentare, può portare. Il PNRR è una possibilità importante, epocale sicuramente, però il rischio qual è? Che non avendo personale, avendo una burocrazia insormontabile e lenta, e nello stesso tempo rimanendo schiacciati da responsabilità penali che gravano in modo diciamo così squilibrato rispetto alle possibilità effettive di intervento sui sindaci, e si crei diciamo la perdita di opportunità. E su questi versanti appunto che si sta dicendo con forza, a partire dal presidente De Caro che ha fatto un grande lavoro nella capacità di tenere unito il Paese attraverso l'unione e l'unità dei sindaci da nord a sud, a prescindere anche dagli schieramenti politici, e agendo su queste variabili che possiamo veramente dare quella svolta che possa fare veramente rinascere l'Italia e il Paese. Ecco, poi c'è quest'altro aspetto, anzi ce ne sono altri due per la verità. Uno riguarda l'indennità dei sindaci, vale a dire lo stipendio, ecco, parliamo con termini accessibili, e poi la possibilità che ci sia una rappresentanza dei sindaci per l'elezione del Presidente della Repubblica, sono altri due dei grandi argomenti venuti a galla durante questa Assemblea Nazionale. Nel frattempo volevo salutare il sindaco di Faggiano,
che è un bellissimo comune in provincia di Taranto. Tra l'altro Antonio Cardea, che è sindaco di Faggiano, è anche membro della consulta dei piccoli comuni dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, in tutto sono 5 e lui è uno di questi 5 rappresentanti. Volevo su questi due argomenti sentire il sindaco di Oria e di Corato e poi faremo un avvicendamento. Io inizierei soprattutto dal fatto che si parla dei sindaci che devono partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica, perché il sindaco è proprio, come devo dire, la parte terminale, nella società è quello più vicino al cittadino e può esprimere appunto i sentimenti dei cittadini, quindi lo ritengo un argomento molto importante. Ma tornando anche al discorso di prima, anche questo è uno dei punti della riforma del testo unico, perché in effetti questi aspetti giuridici riguardano appunto anche la revisione del testo unico, come quello che diceva lei prima, la semplificazione dei procedimenti per venire incontro a tutte quelle problematiche delle quali parlava il collega di Corato. Per quanto riguarda il trattamento economico, già hanno provveduto in passato per rivedere quello dei piccolissimi comuni, perché era davvero irrisorio. Ieri si diceva addirittura più basso del reddito di cittadinanza, quindi in quei comuni. E devo dire anche un'altra cosa, l'impegno di un sindaco, come nel grande comune e così nel piccolo, è sempre impegno del sindaco, le responsabilità sono le stesse, le problematiche sono le stesse, ce ne saranno di più laddove c'è una popolazione maggiore, però io anche ascoltando colleghi di comuni di 1000 abitanti, di 600, 700 abitanti, in effetti tutti lamentano le stesse cose, gli stessi problemi, quindi è giusto che quel trattamento economico sia un trattamento economico adeguato. Io non guardo per me, perché in effetti non parlo dal punto di vista soggettivo, ma ci sono persone, comuni, che necessitano di attenzioni particolari e anche di un impegno finanziario da parte del sindaco. Grazie al sindaco. Grazie. Prego, prego, stava concludendo? Per me va bene così, grazie. Grazie al sindaco di Oria. Maria Carone, le conclusioni sempre su questi temi del sindaco di Corato, del Benedictis. Della rappresentanza per l'elezione del Presidente della Repubblica, certo. E delle indennità. Certo. Beh, la proposta che si sta facendo strada, che ieri sera veniva ripresa anche dal Presidente della Regione Emilia Romagna, è vero, Bonaccini, di consentire ad una rappresentanza dei sindaci di partecipare alla elezione del Presidente della Repubblica è importante, perché è il riconoscimento di questa funzione che i sindaci ormai svolgono nel nostro Paese. Si pensi che i fondi del PNRR saranno per circa il 40% gestiti dai comuni, e quindi questo deve far anche capire qual è il livello di responsabilità e la possibilità di incidere sul Paese. Quindi sicuramente è opportuno e giusto che una rappresentanza dei sindaci, semmai delle città metropolitane e quant'altro, possa partecipare alla, o anche dei piccoli comuni, ci mancherebbe altro, è chiaro, anche perché il lavoro che poi si fa nella realtà è territoriale, è importante su tutti i livelli, anche nei comuni di più piccole dimensioni sicuramente. Nello stesso tempo la questione della indennità dei sindaci, il problema c'è. E a fronte della mole di lavoro e di responsabilità le indennità sono veramente basse, e per cui credo che sia una opportuna forma di riconoscimento del valore del lavoro. Il lavoro va riconosciuto sempre, credo che questo debba avvenire nel mondo economico produttivo, ed è fondamentale che sia così, ma anche nel mondo politico, nella misura in cui si consente alla pubblica amministrazione e quindi alle comunità di poter, diciamo, guardare avanti con ottimismo. Grazie Corrado. Grazie a voi. Sindaco di Corato, grazie a Maria Carone. Io vorrei farvi ascoltare adesso le dichiarazioni del ministro Luciana Lamorgese, raccolte nella tarda mattinata di oggi al termine del suo intervento nella sala plenaria della fiera di Parma, da dove vi stiamo trasmettendo in diretta questa trasmissione. Sentiamoci le dichiarazioni del ministro, che ha affrontato questi temi di cui abbiamo discusso poc'anzi. C'è bisogno di semplificazione, perché c'è un'esigenza primaria che è quella di spendere presto e bene le risorse, le tantissime risorse che il PNRR ha messo a disposizione.
quindi su questo c'è l'impegno anche del governo di lavorare per rendere più agevole anche il lavoro dei sindaci. Non ci sono punti da valutare, soltanto che oggi esce la direttiva nella giornata e ci saranno ovviamente si parlerà del bilanciamento dei diritti, il diritto alla manifestazione ma anche il diritto degli altri, il diritto al lavoro, il diritto allo studio, il diritto alla salute. E allora noi non dobbiamo dimenticare che siamo in un periodo di pandemia, che rischiamo che ci sia un aumento dei contagi, e allora dobbiamo stare attenti e al di là di quelle che sono queste manifestazioni, no pass che in questi giorni e ogni sabato noi vediamo, però c'è l'esigenza di tanta parte dei cittadini che ha fatto la vaccinazione, che osserva le regole e ha diritto ad avere anche degli spazi di vita sicuri. Ministro, sull'indennità dei sindaci cosa ci dice? Beh, l'indennità dei sindaci è stato un riconoscimento giusto di una responsabilità altissime che sono state attribuite ai sindaci in un momento sempre, ma a maggior ragione in un momento così delicato come quello della pandemia che ci vede da 2 anni impegnati sotto tutti i fronti. Anche su questo noi abbiamo avuto una grande collaborazione con i sindaci e quello che dico sempre è che il Ministero dell'Interno è la casa dei sindaci e deve cercare di portare avanti anche le iniziative che tante volte ci vengono rappresentate proprio da chi vive quotidianamente sul territorio le difficoltà. Dunque la parola ai sindaci del territorio in diretta da Parma per la 38esima edizione dell'Assemblea dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia. Io ho già salutato il sindaco di Faggiano Antonio Cardea, nonché membro della consulta dei piccoli comuni dell'ANCI, in tutto sono 5 membri di questa consulta, ringrazio per la loro presenza il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, grazie sindaco. Grazie. E il sindaco di Bitonto, Michele Baticchio, grazie per questo contributo. Siamo in diretta in Puglia, stiamo dando notizie quasi costantemente sull'andamento di questi 3 giorni di Parma. Ecco, io vorrei partire con il sindaco di Faggiano, che rappresenta anche l'Associazione dei Comuni del Monte d'Oro. Sono 9 comuni riuniti sotto un'unica insegna, un'ulteriore testimonianza di aggregazione per fare sempre meglio. Ecco. Ma volevo partire anche dal discorso dell'indennità, ma i sindaci guadagnano effettivamente, vale la pena fare il sindaco al giorno d'oggi, perché 18 comuni sono rimasti senza primo cittadino perché non si candidava nessuno. Guarda, innanzitutto grazie direttore per questa opportunità che dai a noi, grazie ad Antenna Sud. Naturalmente noi oggi abbiamo fatto delle richieste come ANCI al governo e questa assemblea è proprio quel momento in cui vede l'incontro diretto tra i sindaci, tra gli amministratori ed il governo. Devo dire che il governo comunque sta ascoltando quello che noi stiamo chiedendo. Poi non chiediamo la luna nel pozzo, noi chiediamo che venga divisa la responsabilità tra chi fa il dirigente e chi fa il sindaco, perché gli amministratori, i sindaci danno l'indirizzo e controllo, poi la gestione spetta ai dirigenti degli uffici, quindi bisogna dare un taglio netto a questa, separare totalmente queste due figure. L'indennità di un sindaco, guarda, può sembrare che stiamo facendo campanilismo, però è impensabile, lo diceva prima il presidente De Caro, che un sindaco di un piccolo comune possa prendere meno di una persona che prende il reddito di cittadinanza. Nulla da togliere alla persona che prende il reddito di cittadinanza, però credo e ritengo che, siccome le responsabilità sono in mani di un sindaco, credo che debba essere anche remunerato per quanto è la responsabilità. Sindaco Bruno, la BAT in questi giorni, negli ultimi giorni, no, sta vivendo momenti
particolare, difficile sul fronte della cronaca per gli episodi che sono avvenuti a Barletta e a Bisceglie. Andria, il suo comune, non è stato interessato per fortuna, diciamo, da questi episodi. Ecco, voi sindaci, anche in queste circostanze, lo diceva anche il ministro Lamorgese proprio stamattina, siete comunque sempre chiamati in causa, siete sempre responsabili, anche se dovesse cadere un albero. Certo, siamo il terminale di tutto e di questo un po' dispiace, perché vorremmo davvero provare a far comprendere ai cittadini che ci sono delle sfere di azione e di attività che davvero non ci competono, ma ciò nonostante ce ne facciamo carico, siamo sempre in prima linea su tutto. A volte, diciamo, i colpi che arrivano da chi non comprende i meccanismi ti feriscono, perché insomma vanno un po' a ledere quello che è anche lo spirito con cui ti approcci quotidianamente al tuo lavoro, ma poi il desiderio di fare sempre di più e meglio ti fa anche superare questo tipo di difficoltà. Quanto successo a Barletta, a Bisceglie, è vero, non è accaduto ad Andria, ma è come se lo fosse stato, perché anche la nuova generazione dei sindaci, secondo me, deve lavorare sempre di più sul concetto di queste comunità in rete, quindi non è la difesa strettamente dei nostri confini che ci eleva rispetto al sindaco vicino, ma è la condivisione di quanto di bello e purtroppo di brutto accade nelle nostre città a doverci accomunare nel lavoro che svolgiamo. E questo viene sottolineato a più riprese anche nei diversi incontri, confronti che questa tre giorni in maniera molto interessante offre a noi tutti. Lei oggi ha interpretato alla perfezione il ruolo di sindaco manager e di promotore di quelle che sono le bontà e le risorse della sua città, Andria. Ha portato in esposizione le burratine in questo stand che ha catalizzato l'attenzione di tutti i visitatori della Fiera di Parma. Sì, devo dire che è uno stand molto ricercato, che si trova in un angolino estremo di tutto lo spazio Fiera, ma che invece è diventato praticamente il più frequentato. Ma perché la Puglia è anche questo, è un insieme di ricchezze, un insieme di culture, di storie, di radici, di tradizioni, di sapori. Allora questi sapori li abbiamo anche messi un po' in evidenza attraverso le nostre produzioni tipiche. Beh, Andria, anche con la presenza del sindaco nel direttivo dell'ANCI, ha chiesto di far evidenza del suo prodotto per eccellenza, che sono appunto le burratine, la burrata che adesso ha anche il marchio IGP. Stiamo facendo un lavoro importante con il consorzio della burrata e proprio questi giorni qui a Parma, in alcune gastronomie e in vendita la burrata, mi sono preoccupata da sindaco di Andria di verificare che se fosse burrata di Andria è giusto che sia riportata come tale, quindi anche sui menù nei ristoranti burrata di Andria. È un fatto di tracciabilità, ma così come per il pane di Altamura, così come per il vino locale, insomma c'è davvero tanto su cui investire dal punto di vista enogastronomico, perché l'enogastronomia diventa anche traino del turismo, della cultura, di tutte quelle bellezze di cui la Puglia sta dando ogni giorno di più prova di ciò che ha. È verissimo. Nel frattempo volevo ricordare che la Puglia è degnamente e in maniera massiccia rappresentata dai sindaci di tantissimi comuni, dalla Terra d'Auna fino al Salento. Volevo salutare e ringraziare Michele Abbaticchio, che è il sindaco di Bitonto. Ecco l'importanza del ritorno di questa Assemblea Nazionale dell'ANCI dopo 2 anni, dopo lo stop a causa della pandemia nel 2020. Ma innanzitutto buon pomeriggio a tutti. È chiaro che la presenza fisica ci dà la possibilità di dialogare meglio, questo è indubbio, nonostante la formazione a distanza e le tecnologie della formazione a distanza chiedano il contrario, l'approccio de visu è sicuramente differente. È stato un momento importante perché ci ha consentito innanzitutto di tornare a sperare di essere protagonisti di una nuova Italia, perché come ha sottolineato il presidente nazionale dell'ANCI Antonio De Caro, qui non stiamo parlando di ricostruire l'Italia, qui stiamo parlando di crearne una nuova partendo dai comuni, che è sicuramente un elemento di innovazione rispetto al momento politico che stavamo vivendo prima dell'atto pandemico. Partire dai comuni per la costruzione di un nuovo paese significa rifare e riscrivere le regole, significa dare più importanza ai sindaci, non solo sotto il profilo dell'indennità economica, ma anche sotto il profilo degli strumenti da mettere a disposizione. Mi allineo completamente con quanto è stato detto dai nostri colleghi, cioè ci potete dare tante risorse economiche, ma occorrono anche le risorse umane per sfruttarle. Un tema che è diventato centrale in questi 3 giorni di dibattito, purtroppo allo stato attuale, devo dire senza
troppi eufemismi diplomatici, che l'iniziativa del ministro Brunetta ad oggi non ha dato gli effetti sperati. Cioè, come sapete, è stato pubblicato un bando per assegnare delle risorse ai comuni per affrontare il PNRR, molte risorse umane sono state assegnate da regioni diverse d'Italia ai comuni pugliesi, chiaramente in tantissimi hanno rinunciato sulla destinazione. Non c'è uno scorrimento in graduatoria rapido, si parla addirittura di un nuovo bando, e questo dà un po' la cifra di come gli uffici, diciamo, di Roma siano un pochino lontani dai ragionamenti degli uffici dei territori e in particolar modo dei sindaci. Noi abbiamo bisogno di risorse subito e di attingere a quelle graduatorie che sono state fatte con strumenti efficaci, certo, e ricorrendo anche ai criteri territoriali, che è un criterio comunque di imparzialità oggettiva. Intanto il ministro Lamorgese proprio oggi ha detto qui a Parma che il Ministero degli Interni è la casa dei sindaci, pertanto approfittatene perché potete recarvi passando dal Ministero degli Interni al governo per far valere le vostre ragioni, perché da quello che è emerso in questi tre giorni non penso che ci saranno più giovani rampanti che magari avevano coltivato l'idea di fare il sindaco, di volerlo fare ancora, perché avete tutti i dati negativi possibili, guadagnate poco, avete un sacco di responsabilità, camminate sempre sul filo della lama, avete problemi con i cittadini, in più siete anche insultati ogni tanto, quindi chi ve la va a fare? Ma no, ce lo fa fare perché il sindaco è un'esperienza umana straordinaria, non esiste un'esperienza comparabile a quella di sindaco. Io lo faccio da 9 anni, e sicuramente sotto il profilo umano ne esco assolutamente arricchito, sotto il profilo culturale anche, perché comunque acquisisci tante esperienze che aumentano comunque il tuo profilo culturale, e per chi crede come me, credo anche come i presenti, nella importanza oltre che dei soldi anche della qualità del patrimonio umano che possiedi, che poi puoi trasferire ai tuoi figli, insomma, a tutte le persone a cui vuoi bene, credo che tutto sommato ne sia valsa la pena. Allora, noi ringraziamo e salutiamo il sindaco di Bitonto, che deve scappare. Sentiamoci adesso le dichiarazioni che ha rilasciato ai microfoni di Antenna Sud il sindaco di Milano, Beppe Sala, un po' su questi temi che stiamo affrontando, un po' su tutti. Questo sabato sarà un sabato importante di verifica. Vediamo se il tutto verrà rispettato. Certamente la città trarrebbe grande beneficio da manifestazioni statiche che permettano di manifestare, che riconoscano il diritto di manifestare, ma che in un periodo soprattutto natalizio e quindi di grande potenziale lavoro per il commercio permetta appunto di salvare il lavoro. Noi dobbiamo anche capire le legittime paure, perché tanti non si vaccinano per paura, cioè, e la paura è un sentimento da comprendere, ma da qua a permettersi in un momento così importante di ripresa di vietare la libertà degli altri, ecco, questo è un problema. Se la politica è compatta, si isolano i più facinorosi. Se la politica è ambigua, è chiaro che tutti si sentono legittimati. Il presidente Mattarella non parla molto, ma quando parla è talmente chiaro e diretto che fa sempre del bene per il nostro paese. Ieri mi è sembrato estremamente chiaro, per cui io penso senz'altro che potranno favorire il ritorno a una certa normalità di cui soprattutto le città hanno bisogno. Il sindaco De Caro ha parlato di sindaci con la mano tremante perché sono eccessive le responsabilità giuridiche che gravano sui primi cittadini. Come la pensi? Penso che il tema dell'abuso d'ufficio associato all'omissione d'atto d'ufficio sia centrale. Oggi il sindaco a volte quando firma ha paura perché rischia l'abuso, ma se non firmi rischia l'omissione d'atto d'ufficio. Abbiamo ovviamente poi i casi più evidenti, non è che spiegano tutto, ma ieri è stato ricordato nella plenaria il caso di un sindaco toscano indagato perché è crollato un muro di una villa privata, purtroppo è morta una persona, però se tanto mi dà tanto possiamo essere indagati per tutto. Avete sentito dunque le dichiarazioni del sindaco di Milano Beppe Sala ai microfoni di Antenna Sud. Nel frattempo abbiamo totalmente modificato, cambiato, rinnovato il parterre, vi dicevo, questa importante, massiccia
presenza di sindaci pugliesi, ve li stiamo presentando quasi tutti. Allora, dalla mia destra salutiamo e ringraziamo Vito Parisi, il sindaco di Ginosa, tra l'altro neoconfermato, grazie, grazie sindaco. Poi andiamo nel Salento, ecco, ci mancava in questa trasmissione in diretta la bellissima provincia di Lecce, abbiamo Ettore Caroppo che è il sindaco di Minervino di Lecce, ecco, lui ci tiene a sottolineare perché c'è anche in Puglia un'altra città che ha questo nome, Minervino, in provincia di Bari. E allora, poi abbiamo il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, grazie per essere intervenuto. Dunque, allora, i temi che si sono affrontati oggi, ma anche nel corso della giornata inaugurale di ieri, sono stati tantissimi, però ecco, c'è questo della responsabilità giuridica che resta comunque un comune denominatore, non si parla d'altro negli ambienti della Fiera di Parma. Iniziamo dal sindaco di Crispiano, come pensate di fronteggiare questa problematica? Il governo ormai è al corrente, i ministri hanno preso atto, adesso bisogna attendere i risultati. Ma noi come sindaci siamo fondamentalmente degli incoscienti, voglio dire, a ricoprire questa carica, e quindi c'è questo grado di incoscienza e di passione che accomuna un po' tutti i sindaci, e sono sicuramente finalmente belle notizie che arrivano dal ministro Lamorgese e da tutti gli organi istituzionali che ci hanno in qualche modo garantito che i passi in avanti in questo senso si stanno compiendo, e non possiamo che essere felici. In realtà credo che un altro fondamentale argomento importante, Gianni, che ha permeato un pochino e permea anche un po' i corridoi di questa Fiera di Parma, sia la preoccupazione dei sindaci di essere messi in condizione davvero di spendere questi soldi, questo treno straordinario rappresentato da PNRR per davvero trasformare le nostre comunità con una giusta semplificazione renderci scusa, sta passando in il ministro grado. Gelmini con il sindaco, buonasera ministro, ecco, abbiamo salutiamo anche il ministro in diretta, Gelmini insieme sì, al presidente, sì, perché tra poco sentiremo le dichiarazioni anche del ministro Gelmini, prego, no, dicevo, doverosa interruzione, tutto live. E l'importanza di essere messi in condizioni di poterli spendere questi soldi, vorremmo avere la possibilità davvero di dotare le nostre comunità degli strumenti di sostenibilità che oggi la storia ci chiama a mettere in campo, tutto qui. C'è un minuto di pausa perché abbiamo un messaggio del Ministero dello Sviluppo Economico, sentite. Sono di fronte a te ogni giorno. Sono l'Italia innovativa che ricostruisce su basi più solide. Sono l'Italia produttiva che non si ferma mai. Sono l'Italia solidale che non lascia indietro nessuno. Sono l'Italia accogliente che valorizza le sue eccellenze. Sono l'Italia caparbia che vuole vincere insieme a te. Con i BTP Futura sostieni il paese e dai forza al tuo domani. Sottoscrivili dall'8 al 12 novembre. BTP Futura, perché l'Italia cresce con te. Questa volta sì, stiamo facendo dirette pazzesche. Sì. Eccoci di nuovo in diretta da Parma, allora siamo con i sindaci di Crispiano, Minervino di Lecce e Ginosa. Ecco, Caroppo, sindaco Ettore Caroppo, poco fa scherzando io ho detto sindaco ci vediamo più tardi, sindaco sarà lei, come a dire non ti permettere perché non è che mi piaccia molto questo, scherzando ovviamente, no? Ma la metafora serve per far capire qual è il peso di essere un primo cittadino oggi. No, non ho detto sindaco sarà lei, ho detto chiamami Ettore. Sì, è vero, non sindaco, perché comunque la figura del sindaco è comunque una figura importante, piena di responsabilità. Prima dicevamo dell'incoscienza che si ha, ma in realtà siamo coscienti della nostra incoscienza, perché tra l'altro ci viene data proprio questa responsabilità dai cittadini, che sono coloro che poi devono trovare conforto in qualcuno di tutte le decisioni che di fatto ricadono sulle teste dei sindaci. Per cui fare il sindaco è diventato sempre più difficile, e le persone sperano che le loro amministrazioni comunali possano dare una mano su tutto, e questo ovviamente non è possibile. Diceva prima il collega che stiamo aspettando questi fondi come se fosse la manna caduta dal cielo, invece io ritengo che per noi sindaci sarà una brutta bestia da pelare, perché se non ci metteranno nelle condizioni, certo,
di poter chiedere e spendere questi finanziamenti, la colpa di chi sarà? Del sindaco che non ha saputo spendere quei soldi. E quindi i nostri concittadini non potranno fare altro che assistere a questa ulteriore danza delle responsabilità, scarica barile, eccetera, eccetera. Quindi mi auguro che i sindaci, soprattutto dei piccoli comuni, possano essere messi nelle condizioni di poter richiedere delle somme e poterle spendere bene, come hanno sempre saputo fare. Ecco, infatti volevo chiedere a Vito Parisi quale sarà il rapporto tra i sindaci dei comuni più piccoli e gli investimenti, le risorse derivanti dal PNRR. Il rapporto sarà quello innanzitutto in questo momento organizzativo, perché ci dobbiamo dotare dei progetti per poter sfruttare al meglio quelle opportunità. Ci sono aree che vanno rigenerate, fabbricati che vanno riutilizzati, spazi che vanno ripensati, una mobilità che va totalmente rivista. Quindi il rapporto tra i sindaci e questa mole di denaro sarà quello di farlo diventare una mole di denaro opportunità. Ad oggi ci sono molti passaggi che vanno chiariti, il Presidente De Caro ieri nella sua relazione ha spiegato quanti questi passaggi devono essere snelliti, sburocratizzati affinché ci siano le condizioni così come diceva il collega. Però oggi dobbiamo avere gli elementi importanti che sono i progetti, quindi la prima cosa da fare è dotarsi di progetti per poter utilizzare al meglio queste risorse. Sentiamoci adesso le dichiarazioni di un sindaco importante, parliamo del sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Tornando al discorso della responsabilità giuridica, lui ci ha detto oggi in esclusiva ad Antenna Sud, ha detto: vi ringrazio per l'attenzione che state dedicando alla mia esperienza, io sono stato indagato 10 volte, 10 volte sono stato assolto. Sentitelo. Responsabilità giuridica per i sindaci resta comunque un paletto, uno scoglio da superare. Resta sicuramente, soprattutto resta quello che è il processo mediatico. Da questo punto di vista io sono stato indagato decine di volte ma mai condannato. Mi pongo la domanda che forse in qualche caso le indagini muovono una sorta di responsabilità oggettiva dei sindaci, il che crea un clima di preoccupazione, la sindrome della firma, e io credo che bisogna in qualche modo fino in fondo richiamare la piena responsabilità dei sindaci, che devono essere responsabili per le materie di propria competenza, perché se sono responsabili per materie non di competenza propria diventa una responsabilità oggettiva. Quindi nessuna impunità, nessuna insindacabilità. Io da parlamentare europeo e nazionale non ho mai utilizzato l'immunità, mai, ma detto questo occorre evidentemente che ci sia un'ordinata previsione di quelle che sono le regole del rapporto che deve esistere tra responsabilità e competenze. I 40 miliardi previsti dal PNRR fanno entrare la Repubblica nella storia in questo frangente, però come diceva De Caro è necessario snellire la burocrazia. Beh, sono due problemi, uno riguarda i tempi, l'altro riguarda il personale. Noi abbiamo una burocrazia, o meglio un sistema burocratico procedimentale lento, e non abbiamo personale adeguato, nel senso che dal punto di vista quantitativo e qualitativo non abbiamo un personale adeguato ad affrontare la sfida del cronoprogramma imposto dall'Europa. L'Europa impone un cronoprogramma rigoroso, pena la perdita dei finanziamenti. Da questo punto di vista oggi quello che chiediamo al governo è di attrezzare le amministrazioni comunali di personale qualificato e di snellire le procedure. Quando un appalto, dal momento in cui si immagina che bisogna realizzare un'opera, dal momento in cui iniziano i lavori, passano 10 anni, 11 anni, siamo abbondantemente fuori dalle previsioni del PNRR. Eccoci di nuovo in diretta da Parma, il sindaco di Palermo Orlando, Leo Luca Orlando, parlava della responsabilità oggettiva che andrebbe un po' smussata, no? Proprio alla luce di quello che è successo recentemente in Abruzzo, se non vado errato, caduto il muro perimetrale di una villa privata ed è morta una donna di 49 anni, il sindaco adesso ha ricevuto un avviso di garanzia, no? Ecco, queste poi sono delle problematiche che meriterebbero senz'altro un approfondimento maggiore, sindaco Locoli. Sì, no, assolutamente, se ne parla già da tempo, finalmente la questione è stata presa di petto anche dal governo, dal Parlamento, e proprio
il ministro Lamorgese diceva che c'è una larghissima anche maggioranza che condivide appunto la modifica di queste norme di legge, perché non si può dare appunto a un sindaco responsabilità che stanno al di fuori da quello che è il suo ambito di competenza. Ricordo per esempio emblematico anche l'esempio della sindaca di Cremona, la Stefania Bonaldi, che è stata indagata perché un bambino della scuola dell'infanzia si è chiusa le dita nelle mani in una porta di sicurezza all'uscita della scuola. Cioè sono situazioni limite che non si possono più tollerare assolutamente. Ecco, volevo un commento da parte vostra, partendo da Ettore Caroppo, sindaco di Minervino di Lecce, sulle parole del Presidente della Repubblica di 24 ore fa, proprio qui a Parma. Innanzitutto una spinta forte verso le vaccinazioni e poi una bella stilettata, parole che sono state utili per stigmatizzare l'atteggiamento di certe manifestazioni di protesta. Sì, è chiaro che soprattutto per noi sindaci dei comuni più piccoli i pericoli che derivano da manifestazioni così improvvise, non autorizzate, non organizzate eccetera, lo sentiamo molto meno. È un peso che di fatto hanno anche qui come responsabilità oggettive i nostri colleghi delle città più grandi, e chiaramente il Presidente sottolineava degli aspetti che sono tutti condivisibili. Cioè, è chiaro che i sindaci sono quelli che ancora una volta sono l'immediata interfaccia del cittadino comune, che vede nel coloro che magari non hanno deciso ancora di fare il vaccino un pericolo. Quindi sta a noi spiegare anche che sì, bisogna seguire quelle che sono le indicazioni di legge, ma questo non significa che dobbiamo mettere da parte all'angolo coloro che per ragioni diverse hanno deciso di non vaccinarsi in questo momento, ma dobbiamo cercare di essere appunto inclusivi. Quindi anche qui fare da supporto psicologico a chi non ha fatto il vaccino, e ai sindaci spetta appunto questo ruolo anche di invogliare i cittadini a fare il vaccino per coloro che hanno paura o per chi per ragioni differenti ritiene di non doverlo fare. E il Presidente in questo, anche qui, in maniera saggia, supporta il ruolo dei sindaci. Ecco, Sindaco Parisi, un altro argomento: come state messi a Ginosa in termini di personale, soprattutto quello tecnico, quello specializzato, come state messi? State messi bene? Perché un altro problema è questo, sì. Si svuotano gli uffici comunali e si alza l'età media. Assolutamente, quello è uno dei problemi, il settore tecnico è uno di quelli più in sofferenza, motivo per cui le procedure concorsuali devono essere snellite il più possibile. Molti comuni, per poter arrivare a un concorso, devono fare delle procedure che portano via mesi se non anni, nella speranza che non ci sia un ricorso in quella graduatoria. L'obiettivo, quello che si sta tentando di fare nei rapporti che ci sono tra le amministrazioni, è quello di fare dei concorsi congiunti in maniera tale da riuscire a snellire il più possibile queste procedure, altrimenti bisogna prendere dall'esterno, e credo che in questo caso, per poter sfruttare quella mole di lavori del PNRR, bisogna semplicemente anche avvalersi delle consulenze esterne. Un aneddoto per concludere: oggi in mattinata il sindaco di Firenze Nardella ha detto: sono rimasto colpito dal fatto che il presidente De Caro mi abbia fatto notare che gli occhi del Davide Donatello siano a forma di cuore. Allora subito mi sono dato da fare per far sì che si potesse creare una situazione per sollevare i turisti e portarli fino agli occhi di questa bellissima scultura che campeggia a Firenze, ma ci sono 7 mesi di carte, di documenti, ho detto vabbè, non fa niente, non lo facciamo più. Vi è capitata mai una cosa del genere? Tutti i giorni. Tutti i giorni. Tutti i giorni capita a noi amministratori di cercare di invogliare a percorsi più veloci, sempre nella cornice di legittimità, i nostri tecnici, i nostri uffici amministrativi, perché davvero abbiamo un substrato di norme incredibili che a volte fanno diventare la burocrazia disumana,
e per un cittadino avere delle risposte diventa davvero estremamente difficile. Pur con tutto l'impegno anche dei sindaci in voler snellire, velocizzare, dare risposte immediate ai cittadini, a volte ci si scontra con l'ostacolo di norme che sono fatte e pensate certamente non da chi tutti i giorni deve affrontare questi problemi. A volte il livello legislativo, io tante volte suggerisco anche agli amici parlamentari di venire a fare un po' di vacanza in comune, fare 15 giorni, 20 giorni in un'amministrazione comunale per capire bene come funzionano le cose, quindi nella speranza che poi scrivano, quando sono in sede parlamentare, norme un pochino più facili e di pratico utilizzo. Chiudiamo questo giro con le esperienze vissute a causa della burocrazia, Sindaco Caroppo. C'è un aneddoto che ci vuole raccontare? Ha rinunciato mai a qualcosa? Vabbè, guardi, non la faccio più perché... Sì, ho rinunciato a fare il contenzioso con la soprintendenza per non perdere altri 350.000 euro rispetto ai 100.000 che mi hanno fatto perdere dal GSE, per il semplice fatto che su un tetto non si riusciva poi, mettendo il fotovoltaico, non si riusciva poi a fare la manutenzione delle famose chianche di cui i nostri centri sono pieni, quando sarebbe stato sufficiente spostare il pannello fotovoltaico e poter manutenere, fermo restando che non tutti ritengono che le chianche bisogna manutenerle, perché fanno il cappellaccio eccetera, ma comunque al di là di questo, quindi sicuramente anche questo influenzerà moltissimo la possibilità di spesa non del singolo comune ma dell'Italia intera, perché chiaramente tutte le varie autorizzazioni che occorrono per poter dare poi luogo all'inizio ai lavori sono complesse e quindi chiaramente anche da questo punto di vista è complicato il tutto, e quindi ci auguriamo che il legislatore intervenga anche su questo aspetto, e come diceva qualcuno, non solo sul PNRR ma su tutte quelle che sono le spese o i finanziamenti che i comuni prendono. È giusto. Chiudiamo queste esperienze negative tra virgolette causa burocrazia con Vito Parisi, sindaco di Ginosa. No, io credo che purtroppo un sindaco in prima persona, ma un amministratore pubblico, lo mette in conto di dover lottare continuamente, quindi la determinazione è quella di continuare a insistere sulle strade affinché si risolvano i problemi e di avere allo stesso tempo la capacità di saper spiegare ai cittadini cosa ci vuole per poter realizzare un'opera pubblica. Noi in 5 anni, tra pianificazione delle risorse, pianificazione del progetto, finanziamento e pareri, molte opere, la maggior parte delle opere non riescono a partire e partono in questo secondo mandato. Su molti cantieri si vorrà ancora anni per poterli fare partire, quindi tutto questo potrebbe essere snellito con un'assoluta digitalizzazione degli enti, soprattutto degli enti sovraordinati, autorità di bacino, sovrintendenze, e soprattutto del personale più presente sul territorio, perché molto spesso i sovrintendenti non conoscono i territori, non tutti ma la maggior parte purtroppo si trova in questa. Direttore, posso allacciarmi proprio 30 secondi? E c'è un bellissimo rapporto IFEL proprio che abbiamo avuto qui in fiera, che fa notare come la Puglia è l'ultima regione nel rapporto dipendenti pubblici amministrativi. Siamo a livello più basso dell'Italia proprio, come numero di dipendenti pubblici. Poi sulla qualità e sulla professionalità è un altro capitolo, però già siamo indietro rispetto a questo, quindi per questo motivo anche tanti enti, tanti comuni soffrono nel portare avanti tante iniziative, proprio perché ci manca il personale, e come diceva prima l'amico Vito è estremamente complesso oggi assumere nuovo personale. Speriamo che anche in questo ci diano una mano. Bene, è emerso in diretta da Parma anche con questa bella tribuna che abbiamo organizzato in questo pomeriggio che per fare il sindaco bisogna essere coraggiosi. Allora io saluto questi tre uomini coraggiosi: Luca Lopomo, sindaco di Crispiano, Ettore Caroppo, sindaco di Minervino di Lecce, e Vito Parisi, sindaco di Ginosa. E vi lascio prima della sigla con le dichiarazioni del sindaco di Napoli, il neoeletto il 18 ottobre scorso, Gaetano Manfredi, tra l'altro ex ministro dell'università e della ricerca, che è qui a Parma con noi per partecipare a questa assemblea nazionale. Poi ci sarà la sigla di chiusura di questa trasmissione in diretta dalla Fiera di Parma. Ringrazio Michele Sicoli per la preziosissima collaborazione tecnica e Michele Marchitelli, che ha curato la regia dalla sede centrale di Francavilla Fontana. Ma grazie soprattutto a voi per aver avuto la pazienza di seguirci fin qui. Arrivederci.
Ecco, lei ha evidenziato la carenza di personale nelle amministrazioni pubbliche e poi questa necessità ormai non più prorogabile delle semplificazioni. Sì, io credo che davanti a questa grande sfida del PNRR noi dobbiamo essere molto concreti. Per poter realizzare quello che promettiamo ai cittadini abbiamo bisogno di competenze, quindi di personale qualificato e nel numero sufficiente a quello che si deve fare e procedure burocratiche più semplici. Altrimenti poi tra qualche anno rimpiangeremo l'ulteriore occasione perduta e questo potrà penalizzare fortemente il Mezzogiorno, che è destinatario di molte risorse, ma ha la struttura amministrativa più debole d'Italia e quindi è una sfida veramente importante che dobbiamo mettere sul tavolo oggi. La disponibilità del governo, attraverso le parole del ministro Lamorgese, ha detto che il Ministero dell'Interno sarà la casa dei sindaci, è necessaria una riforma del TUEL, il testo unico degli enti locali. Sì, c'è attenzione da parte del Ministero, perché tutti si rendono conto che, a partire dal Presidente Draghi, che questa è una sfida che o la vinciamo tutti insieme o non la vince nessuno. Chiaro che i tempi sono estremamente ristretti, o si riescono a fare provvedimenti in tempi brevissimi o i ritardi che accumuleremo non ci consentiranno di raggiungere l'obiettivo del completamento degli investimenti per il 2026. Infine, questa assemblea ANCI 2021 sembra aver dato un titolo, e cioè la responsabilità giuridica dei sindaci diventa un problema serio da affrontare presto. E questo è un punto che il Presidente De Caro ha sollevato, devo dire, con grande consenso da parte di tutti. Oggi c'è una situazione giuridica veramente singolare nella quale il sindaco è responsabile di qualsiasi cosa avviene nel suo territorio indipendentemente dalla sua azione diretta. È chiaro che si tratta di un paradosso che danneggia fortemente l'azione amministrativa e rallenta le tante iniziative che si possono mettere in campo, perché il timore di rischi giudiziari, spesso quasi inevitabili, rende difficile governare città così complesse.